lettera a mio marito, che per assurdo ha lasciato questa terra senza nessun rimpianto. Ciao, compagno di un cammino di ben 40 anni di vita insieme. Adesso che la fine si avvicina, riusciamo a guardarci negli occhi e lo facciamo con gli occhi del puro amore. Perché nonostante tutto stiamo affrontando sempre insieme anche questa brutta avventura, che ci vede sempre vicini come due attori consumati. Due attori sempre pronti ad assumere atteggiamenti di convenienza, ma non di falsità, perché quella stessa convenienza è solo per non ferire ulteriormente le menti di chi non è pronto ad affrontare questa tua ultima ripartita. Ma è altrettanto vero che come in una scena teatrale, dove cadono gli ultimi sipari, cadono anche le nostre ultime speranze di continuare il nostro viaggio insieme su questa terra. E dire che solo qualche anno fa, in totale riservatezza, come fossimo amanti, avevamo appena festeggiato il nostro anniversario dei 40 anni insieme e pensare che ci sposammo spensierati e con quel non so che di superiorità, come se avessimo l'eternità nelle nostre stesse mani. Noi non eravamo certo una coppia qualsiasi, ci siamo goduti a vicenda, senza aspettarci molto dalla vita stessa. Ma gli anni passano per tutti, così sono passati anche per noi, fino a vederci adulti responsabili del futuro anche dei nostri figli e dopo qualche tempo anche dei nipoti, in particolar modo di uno, quell'uno che ci ha unito in un modo altrettanto particolare. E questo in un qualche modo ci ha reso la vita stessa un po' più fragile e sempre più stanchi, seppur molto vicini e uniti. A volte ci sembrava un legame anche più forte di quello che possono provare due semplici coniugi, perché il nostro rapporto era diventato anche un amore fraterno. E a dirla tutta sembrava ancora più coinvolgente, dato che ci dava la possibilità di fare anche molte piccole cose sciocche, pur di ridere ancora insieme come ai vecchi tempi, così come facevamo insieme a 20 anni, quando la spensieratezza era la nostra compagna quotidiana. Ora ricordo che quel sorriso si spense quando cambiasti lavoro, che nonostante tutto lo scegliemmo insieme, perché quel lavoro sembrava promettere più agiatezza economica, ma erano le solite illusioni del mercato. Fai questo mestiere perché rende più denaro. Che cosa sciocca. Era la solita illusione. Perché alla fine era un lavoro che ci vedeva divisi. Era un lavoro che ti vedeva impegnato a viaggiare per il mondo e quindi eri ovunque lontano da tutti noi, me compresa. Tu eri di tutte le strade del mondo, appartenevi al mondo. Così che dopo qualche tempo anche io iniziai a viaggiare, ma il mio mondo era molto più accettabile, dato che era dentro di me, un viaggio all'interno di me stessa e del mio stesso cuore.
E devo dire che nonostante tutto abbiamo fatto sempre a modo nostro. Tu stesso hai fatto sempre a modo tuo, anche con la tua stessa salute fisica. Avevi preferito la tranquillità della famiglia all'esaltazione e al caos che vivevi durante quei viaggi, perché era diventata la tua seconda vita. Era diventato il tuo mondo fatato, il tuo mondo degli eccessi, pur sapendo che non ti avrebbero portato a niente. Poco riposo e tanto cibo e tantissimo altro che non sto qui a dire senza la possibilità di rivedere quel tuo sorriso che aveva tutta l'aria di chi non dava alcun peso alle cose. Nessuna importanza anche alle cose necessarie. Le cose necessarie da farsi in caso di salute non proprio al massimo della forma. E quel mondo degli eccessi, con tutte le sue infinite cose inutili, a volte fin troppo superficiali. Ma tu volevi fare a modo tuo, così che a volte non ti preoccupavi nemmeno degli effetti che si ripercuotevano sulla famiglia, perché avevi imparato tuo malgrado a viverti il momento, il famoso qui e ora, e non avevi mai rimpianti oppure ripensamenti. E se anche ne avevi, erano talmente pochi quei momenti che non li ricordo più. Troppo pochi perché io li possa ancora ricordare. Ma so che tu volevi fare a modo tuo e hai fatto sempre a modo tuo. E hai sempre fatto tutto a modo tuo. Hai fatto anche il giusto. Hai fatto quello che era giusto fare in quei momenti. E sì, hai fatto sempre veramente a modo tuo. E io ti lasciavo fare, perché non si poteva fare altrimenti, anche se era ben chiaro ad entrambi che non mi lasciavo ingannare. Non mi sono mai lasciata ingannare dal troppo amore che io stessa provavo per tutta la famiglia e soprattutto per te. Non mi sono mai lasciata ingannare nemmeno da tutte quelle false congetture di una illusoria libertà che ti concedevi oppure che ridicevi di sentirne l'esigenza. Perché intuivo che era l'ennesima maschera per nascondere tutta la fragilità della tua stessa anima, perché avevi anche la capacità di programmare i tempi di quella stessa libertà. Avevi la capacità di programmare qualsiasi cosa che facesse parte della tua stessa vita. E ora ho la netta sensazione che hai programmato anche quest'ultima di partita. Hai programmato anche quest'ultimo viaggio proprio come sempre, a modo tuo. Perché ogni gesto, ogni parola veniva pronunciata con molta familiarità, perché nella tua stessa mente avevi già deciso, volevi andartene, e per sempre. Avevi già programmato, così come facevi con i tuoi itinerari prima di affrontare i tuoi lunghi viaggi. Che dire, ancora una volta hai fatto veramente a modo tuo. E in un qualche modo sembrava che tu avessi calcolato anche i percorsi di quelle viuzze secondarie. Ma quelle stesse vie secondarie si sono rivelate ancora più tortuose e fragili fino a farti sentire il fallimento, fino a farti sentire il completo fallimento, per poi cadere in quelle depressioni anche incomprese per la maggior parte della famiglia. E so
che ci cadevi per amore dei figli. Spesse volte la stessa depressione a motivo del tuo amore per i figli era fonte di molte discussioni fra noi, dato che non volevi accettare che i figli, quando sono adulti, non li puoi più influenzare con le tue stesse idee, proprio perché sono a loro volta adulti e genitori e altrettanto liberi di decidere della propria vita. E proprio questo genere di ragionamento per te era inaccettabile. Ti sembrava assurdo aver perso la possibilità di far ragionare i tuoi propri figli. Anche se nell'immediato poteva sembrare anche fin troppo superficiale il tuo ragionamento, ma per te era veramente una spina nel tuo fianco, proprio sotto l'ultima costola al fianco sinistro, fin troppo a lungo massaggiata anche da me, per alleviare quel dolore fortissimo, dopo una semplice telefonata. Una spina che, laddove ricevevi una sola chiamata da lei, tu ne accusavi tutto il peso e tutto il dolore che essa stessa sapeva infliggerti. Spesse volte dicevi: i figli sono pezzi del mio cuore, e ora questo cuore si è rotto, questo cuore non ce la fa più, questo cuore si è rotto sotto il peso della vita stessa, e ora è giunta l'ora di andarmene. E guardandomi negli occhi con voce piuttosto spenta mi dicevi: lo so, tu la pensi in un altro modo, tu vorresti per me una vita ancora più piena, il tuo amore per me vede una vita più ricca di entusiasmo, ma io non voglio più vivere. Io sono già stanco della vita stessa. E in un qualche modo sono già contento così come ho avuto la vita fino adesso. La vita è tutto quello che potevo desiderare, mi ha dato. Ma ora credimi, sono proprio stanco. E io, che gli ho vissuto accanto per tutti questi anni, mi illudevo che potesse essere una delle sue tante bugie. Invece si è rivelata una durissima realtà da accettare. E non solo per me. E ora, a pensarci bene, anche in quest'ultimo viaggio ha fatto ancora una volta proprio a modo suo. Per assurdo, ha fatto ancora una volta proprio a modo suo. E io, seppur con molta sofferenza, posso solo dire grazie e ancora grazie. Ma solo per avermi detto quel famoso ti amo, che fino a quel momento gli sembrava una cosa scontata. Grazie amore mio, grazie ancora per avermi dato amore fino all'ultimo, anche in quest'ultimo viaggio. Ma una cosa non ho fatto in tempo io stessa a dire: in quest'ultimo tratto del suo viaggio ha saputo darmi un'ulteriore prova di essere un grandissimo uomo, sotto false spoglie di un eterno ragazzo, a volte con gesti ancora molto bizzarri, e che all'avvicinarsi di una volontà divina ha saputo inginocchiarsi con molta umiltà, accettando suo malgrado tutta la sofferenza che questo percorso gli ha inflitto. Quest'ultimo percorso
che lo ha costretto a vivere cose inenarrabili e inaccettabili per qualsiasi essere umano. Ma lui, con quella dolcezza e umiltà che lo distinguevano da molti altri, ha accettato tutto questo percorso che quest'ultimo viaggio gli ha concesso di vivere, con molta umiltà. E io posso dire che non era da lui, perché lui viveva di forti emozioni vere, emozioni allo stato puro, a volte mettendo a rischio la propria vita. Ma ora è la vita che lo mette alle strette provando un altro genere di emozioni. E a volte, per assurdo, ricordo che sapeva lui stesso darmi emozioni e lo faceva anche solo con uno sguardo oppure con un semplice abbraccio. Ma ora so che la sua ragione di vita, la sua ragione della sua stessa felicità, che viveva in quei lunghi respiri fatti con molta fatica a causa di quel male oscuro che non perdona, era perché in fondo al suo cuore desiderava forse vivere ancora un po'. Ma ormai quel male oscuro si era insinuato in ogni parte del suo corpo, in ogni sua piccola cellula, e non gli permetteva più di godere di niente, nemmeno delle piccole cose che tanto gli piacevano. Quel male oscuro ha reso la sua stessa vita sempre più fragile, perché la vita stessa, cari miei, è questa, un soffio di vento fragile. La vita è fin troppo fragile per poterla denigrare, per poterla sfruttare, per poterla sprecare. La vita è fin troppo fragile, proprio come quel volo insicuro di una piccola farfalla che possiamo vedere in natura. E l'unica cosa che mi fa accettare quest'ultimo viaggio è che lui stesso accettò di vedere gli angeli. Accettò di vedere gli angeli che Dio stesso gli inviò per indicargli il cammino verso quel lungo viaggio dove tutti andremo alla fine del nostro cammino. E l'umiltà che ha dimostrato di fronte a quest'ultimo viaggio, che la morte fisica, mi fa riflettere ogni giorno e ogni mattino che apro gli occhi sul mondo. Perché l'uomo in se stesso non è niente, l'uomo fisico non è niente di fronte all'anima e allo spirito che alberga dentro quell'essere fisico. E devo dire che ha saputo stupirmi fino alla fine, in special modo con una delle sue tante frasi pronunciate proprio negli ultimi giorni. Ma so che non erano parole di un uomo che era arrivato al confine, bensì di un uomo che aveva visto cosa lo attendeva oltre quella fitta nuvola che copriva la maggior parte del cielo stesso, perché lui aveva aperto il suo cuore al mondo spirituale, aveva saputo aprire la sua stessa mente alle cose divine, cose che fino ad allora non lo avevano sfiorato minimamente. Ora, dopo un anno, ho lasciato un piccolo oggetto in mezzo ai fiori, ho lasciato un piccolo camioncino rosso che lo rappresenta. Rappresenta lui, il suo cuore e il suo amore per un lavoro in giro per il mondo. Un camioncino rosso
su un tappeto di fiori. Lo so, è un piccolo oggetto insignificante, ma nella mia mente sembra dia un senso a tutto quel contorno spiacevole. Dà un senso anche a quel nodo in gola che non mi lascia pronunciare il suo nome senza che le lacrime sgorgano copiose lungo il mio viso. Perché io stessa sento che ho ancora molte cose da dirle. E una di queste è: mi manchi. Ci manchi. E se mi sono decisa solo ora, dopo qualche mese, a dedicare questo mio pensiero a lui, è proprio perché lo porto ancora nel mio cuore. E affinché tutti capiscono quando due persone si amano, non c'è niente che li possa fermare. Non c'è niente che non li possa vedere invecchiare insieme. Quando due persone, nonostante i problemi, si possono ancora amare, se entrambi raggiungono la saggezza che arriva a discapito degli eventi, oppure a discapito di quelle persone perfide che remano contro quello stesso amore, è una bellissima cosa da vedere. Un'altra cosa bella da vedere erano i suoi occhi verdi, che amai fin dal primo momento e sono state anche gli ultimi che ho guardato nel profondo fino all'ultimo respiro, mentre tentavo di risentire le sue ultime parole rese molto fragili dalle troppe fatiche. Ora so che appartiene al regno celeste e so che ha un bel lavoro da fare anche lì. Ed è questo che mi permette di pensarlo ancora con molto amore, anche se in me a volte prevale una mera illusione che ancora in uno dei suoi lunghi viaggi. Perché con la fantasia rimango in attesa di un suo ritorno, in attesa dei suoi abbracci e in attesa di qualche bacio. Perché ora posso dire che è stato il dono più bello che la vita mi abbia regalato. E per assurdo, ci sono giorni dove la mia stessa mente confonde il passato con il presente, così che si insinuano ricordi lontani, a quando io stesso facevo le prime guide. Eravamo giovani entrambi. Eravamo giovani e innamorati entrambi. E lui, vedendomi arrivare sana e salva, baciava il pavimento e, ringraziando Dio, farfugliava mille altre cose, mentre io ridevo a crepapelle. Invece io ora odio, nonostante bacio, questa stessa terra che lui stesso ha scelto come luogo del suo ultimo riposo. E vi assicuro, il tempo sembra scorrere più lentamente, lunghissime giornate infinite e lunghissime notti a contare le stelle senza di lui. E se ora ne cadesse una, l'unico desiderio che chiederei all'universo sarebbe quello di rivivere ancora un'altra vita insieme a lui. Perché la vita è veramente strana. Solo quando la tua metà, il tuo compagno o la tua compagna di vita, in questo caso il mio compagno di vita, sale in quell'immenso cielo e non lo vedrai più, solo allora ti rendi conto di quante cose meravigliose si è perse. E la vita
È proprio strano, perché solo ora ho compreso che nonostante tutto lui era veramente la mia dolcissima realtà. E nonostante tutto lo percepisco. Percepisco la sua presenza. So che ora è un angelo. So che ora, se dovessi pregare, interpellando qualche angelo, potrebbe arrivare anche lui stesso. In fondo, Dio stesso ci lasciò una mezza preghiera, non intera, perché le cose divine non possono mai essere rivelate per esteso. Angelo custode, che fosti affidato fin dalla nascita a me. Angelo custode. Quante volte abbiamo pregato interpellando il nostro angelo custode? E chi sono i nostri angeli custodi se non i nostri stessi cari? Oltre a quegli angeli spirituali che Dio stesso affidò la nostra anima. Perché se mio marito ha compreso alla fine del suo percorso evolutivo di essere lui stesso un angelo, per me è stata una grandissima rivelazione. Una rivelazione che ha rafforzato maggiormente il mio credo negli esseri spirituali e soprattutto negli angeli. La mia stessa fede si è rafforzata grazie a quella sua apertura mentale, anche se a volte non trovo corretto aprire la propria mente solo alla fine del proprio cammino. E quindi ringrazio comunque Dio di avergli dato quest'ulteriore possibilità, perché so che ora il suo cammino è molto più leggero. Ora la sua vita spirituale è molto più leggera. Nonostante possa aver fatto e commesso qualche errore in questa vita carnale, so che ora è tutto più leggero, perché l'anima è leggera e lui è riuscito a vedere la sua stessa anima. Lui è riuscito ad avere il coraggio di cambiare. La sofferenza gli ha dato il coraggio di cambiare. La sofferenza gli ha dato anche la spinta e lo sprono di pregare. E quella forza stessa della preghiera gli ha permesso di vedere gli angeli. Perché questo che dovremmo fare tutti, rafforzare la nostra fede per vedere gli angeli. Ciao amore mio, solo questo.
perché sento la tua presenza e so che potrai sentire tutto quello che io ho detto fino ad ora. In un qualche modo lo senti, come io sento la tua presenza.